Wolters Kluwer presenta Mercati Esteri, il nuovo servizio per l'internazionalizzazione delle imprese. Primo orientamento è lo strumento che consente di ottenere una classifica dei paesi a maggiore potenziale in cui investire, con riferimento alla categoria merceologica del prodotto o servizio da esportare. Dopo aver inserito i dati dell'azienda a cui si riferisce l'interrogazione, seleziona il prodotto o il servizio. Puoi identificarlo in base alla categoria merceologica, alla nomenclatura combinata, al codice Ateco oppure utilizzando una parola chiave. Seleziona poi gli indicatori settoriali e macroeconomici rilevanti per il prodotto da esportare. Puoi scegliere tra il valore degli acquisti del prodotto, il valore misurato pro capite, la propensione a riconoscere un premium price al prodotto, la rilevanza del Made in Italy, il costo medio del lavoro dei paesi concorrenti, il trend degli acquisti dall'estero, il tasso previsionale di variazione del PIL, la distanza geografica dall'Italia. Dopo aver scelto gli indicatori, puoi attribuire ad ognuno di essi un peso in base alla loro rilevanza in relazione al prodotto da esportare. Ad esempio, puoi impostare il valore delle importazioni a 4, quello di incidenza del premium price a 5 e abbassare a 2 il valore della distanza geografica. Dopo aver visualizzato il ranking, elaborato sulla base degli indicatori e dei relativi pesi, puoi decidere di considerare solo i paesi con un livello di importazione annuale del prodotto di almeno 5 milioni di euro, raffinando ulteriormente la classifica. Puoi valutare differenti strategie di approccio ai mercati, effettuando varie simulazioni per ottenere diverse classifiche dei paesi a maggior potenziale. Cliccando su Mappa, puoi ottenere la vista di una mappa geografica che mostra tutti i paesi per fasce di potenzialità e fornisce il dettaglio della posizione in base all'indice sintetico di tutti gli indicatori e dei pesi utilizzati nel corso delle simulazioni. Puoi anche approfondire la situazione politica ed economico-normativa dei paesi riportati nella classifica per avere un ulteriore elemento di scelta di uno specifico mercato. Una volta identificata la classifica dei paesi che meglio risponde alla strategia dell'azienda, sei pronto a finalizzare per consolidare il risultato in un documento di sintesi che sarà disponibile nella sezione Report della tua pagina personale. Puoi scaricare e stampare il documento e inviare una richiesta di supporto alla lettura. Nel report vengono sintetizzati il prodotto o servizio oggetto dell'analisi, i primi 5 paesi della graduatoria con i rispettivi indicatori e pesi utilizzati, la tabella e la mappa geografica della classifica completa dei 153 paesi presi in esame da primo orientamento. In chiusura, la nota metodologica di descrizione degli indicatori e delle fonti utilizzate per la loro costruzione, come ad esempio il Fondo Monetario Internazionale per l'indicatore macroeconomico e il US Bureau of Labor Statistics per gli indicatori settoriali. Con primo orientamento puoi indirizzare l'azienda verso mercati obiettivo per il prodotto che si vuole esportare, fornire una classifica dei paesi a maggior potenziale grazie all'aggregazione di dati certificati a livello internazionale, costruire una strategia insieme all'azienda per proseguire il percorso di internazionalizzazione.